Ben collegati dal Palapoli di Molfetta per il derby tra la Gamauto Chevrolet Molfetta e il Bicei e l'Ambrosia, che inizia subito forte con una schiacciata del numero 8 Drigo per i primi due punti della serata. Il contrattacco molfettese passa dalle mani di Dinanni per Longobardi, De Falco. Il consegnato per Grimaldi, che non si concretizza, però arriva in questo momento una gran palla. Il bimbo De Falco per Donatello Grimaldi. Gran passaggio, ma c'è subito un fallo di Longobardi sull'ex di turno Valerio Corvino. Vediamo subito i quintetti in campo per Molfetta. Recuperato Andrea Maggi con 1.33 sugli esterni Grimaldi e Longobardi, e sotto le flance Di Nanni e De Falco. Dall'altra parte l'ex di turno Valerio Corvino, Chiriatti e Mauro Torresi sugli esterni, mentre sotto canestro Drigo e Andrea Stocchi, che si prende la tripla in questo momento, che con l'aiuto dal ferro va a segno. Inizia bene il derby per l'Ambrosia Biceglie, 2 su 2 con la tripla del capitano Andrea Storchi. Grimaldi per Maggi, il pick and roll con Mimmo De Falco. Arriva in questo momento il pallone a De Falco. De Falco in palla da fuori, e ancora il gioco 3-2 che non si concretizza col canestro, e riparte Valerio Corvino, che la dà a Torresi per Storchi. La finta di tiro, prova ad andare fino in fondo, il pallone viene sporcato da Donatello Grimaldi. La rimessa dal fondo per la formazione di Pasquale Scuccimarro, che è davvero in striscia vincente dopo l'arrivo di Valerio Corvino, un giocatore di quelli che da sempre sposta gli equilibri delle squadre in cui gioca, sicuramente in termini di punti e contributo offensivo non è secondo a nessuno, e l'abbiamo chiamato, lo dimostra subito con questa tripla che porta subito a più 6 la squadra di coach Scuccimarro. Di Nanni per Longobardi, la dà Maggi, prova ad attaccare Corvino, va fino in fondo, la scarica fuori per Longobardi. 3 punti per Longobardi, che risponde a Valerio Corvino, ma siamo già dall'altra parte. Storchi, questa volta il ferro non è benevolo nei suoi confronti e il pallone si ferma appunto sul primo ferro. Di Nanni tira e c'è la tripla di Mimmo De Falco. 8-8, grande inizio di derby qui a Molfetta. Siamo dall'altra parte, non va a buon fine il passaggio di Storchi per Mattia Drigo. Ancora rimessa dal fondo, si appresta a battere il fondo, si attenderà sicuramente l'uscita di Mauro Torresi come in questo caso. Eccolo qui Torresi, la palla sale per Storchi. Storchi prova ad andare dall'altra parte da Chiriatti, che trova tutto chiuso. Drigo prova a superare la prima linea difensiva, la dà sullo scarico a Torresi, che viene toccato da Di Nanni, e l'arbitro giustamente va a sanzionare questo tocco con un fallo. 3 tiri liberi per la formazione in trasferta. Il netta andrà Mauro Torresi, uno che viaggia all'81% dalla linea della carità, quasi una garanzia. Buono infatti il primo tiro libero, già 4 i marcatori della squadra bicegliese, a dimostrazione di un ottimo inizio per la formazione ospite in questo derby. C'è l'errore però di Mauro Torresi. Due su tre, più due Biceglie, 10-8 quando sono trascorsi già i primi 2 minuti e mezzo di partita. Il post vasto per De Falco, il gancio che non trova il fondo della retina, e riparte Torresi in palleggio ad sfidare Maggi. Torresi prova ad andare fino in fondo, il tiro in sospensione, lo sbaglia, ma Torresi recupera il rimbalzo, la dà fuori sull'esterno per Andrea Storchi, che al terzo tiro di serata da 3 lo sbaglia, e Chiriatti però è presente a rimbalzo e la consegna Corvino. Sale Storchi per il blocco, ma non serve. Corvino prova ad andare fino in fondo, il pallone viene deviato, non c'è il fallo come chiedeva il numero 20, e Torresi commette un'infrazione di passi sullo scarico. Buona in questo caso l'azione difensiva del Molfetta, ma non aveva certo attaccato male Bisceglie, che era riuscito ad andare al tiro ben 3 volte.
De Falco in palleggio, prova ad andare fino in fondo contro Storchi, arresta il palleggio e sportellata in post basso tra lui e Storchi, siamo dall'altra parte. E Drigo che va ad appoggiare altri due punti sulla persa di Andrea Margi, se non vado errato. Ancora lui il 33 in palleggio, la dappa è Grimaldi. Grimaldi, il gioco a due con De Falco che non si concretizza. Di Nanni, bel gioco in post e va a segnare. Un palleggio inusuale, riesce a lasciare sul posto il suo avversario. E meno due Molfetta quando mancano 6 e 16 al termine del primo quarto. Corvino perde la maniglia del pallone. Non ha toccato nessuno, però l'arbitro vede una deviazione di Dinanni. Fondamentale comunque l'inizio di partita di Dinanni, davvero in difesa è uno di quelli che si fa sentire sotto le plance. E anche in attacco, prima con quel movimento, ha dimostrato di essere utile alla causa. Ancora la rimessa salda al fondo, Corvino vede Chiriatti in angolo che subito spara la tripla, un cross cortissimo. Forse un tantino affrettato, Maggi proverà ad andare fino in fondo, non c'è lo spazio, Maggi prende la maniglia del pallone, viene chiuso in angolo, Storchi si tuffa, letteralmente, c'è subito il richiamo da parte dell'arbitro, non ufficiale, non gli ha detto che al prossimo tuffo ci sarà il tecnico, ma tant'è, si continua a giocare. Corvino, dopo l'errore al tiro della squadra molfettese, riparte, la dà per Torresi in angolo. Transizione svanita, pick and roll con Storchi, Corvino, sarebbe una forzatura per tutti, non per lui. 15-10 Biceglie con la tripla di Valerio Corvino, già 6 punti per lui, devastante l'impatto del pupo nero. Maggi in palleggio, la dà di Nanni, subito Chiriatti a raddoppiarlo e commette fallo. Primo fallo di Chiriatti nella sua serata e solo fondo per Molfetta, non c'è reazione di tiro secondo il due arbitrale. De Falco ancora da tre con spazio, la bomba di Mimmo De Falco, 2-3, meno due Molfetta. Bellissima partita qui al Palapoli. Corvino la dà a Storchi che finta il tiro, prova ad andare fino in fondo, la dà fuori per Torresi, è lasciato troppo libero ma sbaglia, il rimbalzo è preda di Nanni che riparte in contropiede, dovrebbe fermarsi ma prova ad andare fino in fondo, ecco, forza un tiro, forse doveva fermarsi un po' prima. Siamo dall'altra parte, Corvino forse palleggio accompagnato ma tant'è, l'arbitro non sanziona e non ravvisa questa infrazione. Corvino va a segnare il suo ottavo punto di serata. Maggi da lontanissimo prova a rispondere a Corvino, palla che si ferma sul secondo ferro, un tantino lunga la conclusione del capitano molfettese. Corvino chiama lo schema ma perde il pallone, Di Nanni apre per Donatello Grimaldi, 15-17 Molfetta. Che partita stasera al Palapoli, ritmi altissimi, divertente, una cornice di pubblico finalmente all'altezza della situazione. Corvino prova ad andare fino in fondo, la scarica per Storchi, ancora da tre Storchi e ancora col ferro, anche lui ex di serata, Andrea Storchi, sesto punto per lui. Grimaldi sotto per Mimmo De Falco, De Falco prova ad andare fino in fondo, c'è il fallo di Andrea Storchi. Per Storchi si tratta del primo fallo nel frattempo. Fuori il numero 6 Chiriatti, il barlettano d'adozione bicegliese da anni nella formazione dell'Ambrosia, e dentro il numero 5, altro barlettano, il Gambarota. C'è un richiamo nel frattempo alla panchina bicegliese, non si è capito bene per cosa. Si riprende Longobardi, la dà per Mimmo De Falco, fuori per Grimaldi che con spazio rifiuta il tiro. Longobardi non legge la situazione creatasi, bel passaggio comunque, e dopo il blocco si era aperto e tutta la difesa era collassata sull'esterno ed era libero Longobardi. Bene Mimmo De Falco nel vederlo,
ma l'azione non è stata finalizzata. Corvino la alza per Sorchi, una alley-oop improponibile, non bellissima questa azione. Tant'è il pallone arriva tra le mani di Drigo che spara la tripla ed è Di Nanni a recuperare il rimbalzo. Siamo dall'altra parte, De Falco ancora dalla linea dei tre punti con spazio, Mimmo De Falco sbaglia stavolta e Corvino lascia andare fuori il pallone. Ritmi alti della partita, forse Molfetta farebbe bene a rallentarli un po', Biceglie ha delle rotazioni sicuramente più lunghe rispetto a coach Gesmundo, ma tant'è, una partita, sta nascendo una partita davvero gradevole per il pubblico molfettese. Bella, bella azione difensiva. Si mette spalla contro Gambarota, la dà no, ad Andrea Baggi, meno due Molfetta. Tre punti di Torresi, ma due sono sicuramente di Andrea Maggi. E sale l'incitamento del pubblico bicegliese giunto qui al Palapoli per questo derby. Maggi ancora dalla lunetta, tira Andrea, è tornato Andrea Maggi. Meno tre Molfetta, 20-23. Corvino in palleggio. Supera la metà campo marcato da Grimaldi. Si aiuta col braccio esterno. Forse esagera un po'. Gli arbitri non fischiano niente, Corvino, ma tant'è, arrivano due punti di Drigo. Maggi, pick and roll con Di Nanni, prende in pallone in questo momento Di Nanni, Longobardi, è ancora per Maggi, sale De Falco a bloccarlo, c'è il fallo di Valerio Corvino ai danni di Andrea Maggi, se ne accusa subito il numero 20. C'è un cambio. Fuori Storchi e Corvino, dentro Sena e Amato. Entra per Molfetta Martignago. 1.54 al termine, più 5 Biceglie, 25-20. Grimaldi esce ma non prende il pallone, la prende De Falco che va a giocare il pick and roll con Martignago che prende palla in post basso. Perde la mania del pallone e il pallone va a spegnersi sul fondo del campo. Palla persa per Molfetta, per il numero 18 Martignago. E riprende l'azione bicegliese con Abassi in palleggio. La dà per Sena. Il mancino sbaglia ed è primo De Falco a recuperare il rimbalzo e a ripartire in contropiede. De Falco. Stesso discorso di Di Nanni, dovrebbe dare all'esterno, infatti è quello che fa, ma Maggi rischia di perdere palla, anzi la perde, e a recuperarla è Torresi che la dà per Abassi, Abassi in palleggio, ancora fuori per Torresi, ma il contropiede è sfumato e Molfetta è rientrata bene e velocemente. Il palleggio di Gambarota va a forzare, ma viene stoppato dall'intervento di De Falco, ma c'è la correzione di Drigo al suo ottavo punto di serata. Grimaldi fuori per Maggi che con spazio tripla, è lunga però il pallone che esce, c'è un cambio, fuori il numero 33 Andrea Maggi, dentro Paolo Azzolini. Pick and roll con Gambarota, si apre Gambarota, ma non riceve palla, il pallone Abassi ancora in palleggio, il mancino forse tocca col piede, Gambarota prova ad andare fino in fondo, trova la strada chiusa, a due secondi per il termine dell'azione, Bice dovrebbe andare a un tiro veloce, Molfetta cambia di vita e si accoppia. Forse non l'hanno no, in questo c'è gli accoppiamenti difensivi per la formazione di Coach Gesmundo. Drigo aiutato i passi, attacco svanito per la formazione bicegliese, 27-20 il punteggio. Azzolini in palleggio, la dà per Longobardi,
Numero 16 Azzolini subentrato, entra in campo, ha chiamato lo schema, De Falco va a subire il fallo di... Vediamo un po' chi viene... Di... La tripla! Bardi, 5 secondi, deve tirare velocemente. Così il primo quarto, si riprende Donatello Grimaldi in possesso palla. Grimaldi la dà per Longobardi, ancora Azzolini che subisce il fallo, anzi no, il fallo è a palla lontana, fallo dal numero 13 ai danni di Longobardi. Enzo Sena spende il suo primo fallo di serata. Mimmo De Falco, la palla alla linea dei tre punti, prova ad andare fino in fondo, non c'è lo spazio, la dà Longobardi in angolo che sbaglia, ma tiro costruito, Molfetta riprende con Torresi, la palla arriva a Fenn Abbas, il numero 10 impostato, ancora Torresi, un tiro, settimo punto, passaggio e solo rimessa laterale per Molfetta, Grimaldi che si appresta a batterla, la dà per De Falco, Grimaldi in palleggio, il pick and roll con Martignago, gran palla di Grimaldi, Martignago si trova solo sotto canestro ma inspiegabilmente decide di non tirare, tant'è comunque pallone sporcato e rimessa dal fondo per Molfetta, Grimaldi per De Falco, per Azzolini in angolo, Azzolini libero, sbaglia, il rimbalzo non premia Molfetta, e Abbassi che riparte in contropiede, 3 contro 2 per Bisceglie, pallone che arriva al numero 13, Sena che sbaglia e ancora il rimbalzo di Donatello Grimaldi. Grimaldi per Longobardi, ancora per Azzolini, ancora per Grimaldi, attacco un po' fermo e perimetrale per Molfetta,
Grimaldi la dà a De Falco in questo momento. Il pallone che arriva a Longobardi, che prova ad andare fino in fondo, la dà per Martignanco in post basso, che non riesce a controllare il pallone. Ed è Gambarota che riparte in contropiede e va a sbagliare. De Falco recupera il pallone, bel giro in palleggio, la dà per Martignago che questa volta tira, non può sbagliare. Martignago, primi due punti della sua serata e meno 4. Abasi per Sena, fuori per Torresi, il palleggio di Jacopo Torresi. Torresi prova ad andare fuori. Abasi. Non ci sentiamo di decidere questa decisione arbitraria, ma te. E questa, time out per Vicenza. Otto minuti al termine del quarto dopo il time out di Vicenza. Possesso palla per Molfetta, ancora con Azzolini, per De Falco, vero playmaker aggiunto di questa squadra. Azzolini con spazio, rifiuta il tiro, prova ad andare fino in fondo, bel giro sul fa saltare Drigo e Azzolini timbra i suoi primi due punti della giornata, calcolo il meno 2 per Molfetta. E riesce nel frattempo e si vede subito tripla del Pupo Nero, l'anno scorso idolatrato qui a Molfetta e che tanto male sta facendo oggi con il suo 11° punto personale. Azzolini per De Falco con spazio, un tiro che deve prendere Mimmo De Falco, terza bomba nella sua serata. Tanto merito per Azzolini. Corvino va a tirare ma sbaglia la conclusione. De Falco a spingere il contropiede, Grimaldi per Longobardi che tira e va a pareggiare il tabellone, pari 32, 6:54 da giocare. Grandissimo derby qui al Palapoli. Storchi fuori per Gambarota, marcato da Azzolini, ancora Corvino, passano tutti da lui i palloni. Corvino prova a dare una palla per pallone toccato col piede da Longobardi. Ancora un po' oratore quest'arbitro, è la seconda volta che interrompe il gioco con i suoi monologhi. Corvino per Drigo dall'angolo, Drigo lasciato inopinatamente solo ed è ancora Drigo a punire la formazione molfettese. Più tre Biceglie, Grimaldi la dà per De Falco che con spazio ed è in fiducia. De Falco tira ma sbaglia questa volta, Gambarota recupera il rimbalzo, apre subito per Corvino che spinge in contropiede. Corvino prova ad andare fino in fondo, c'è lo spazio e va a sbagliare ed è Martignago che recupera il pallone ed viene fermato dal fallo di dal numero 5 Gambarota. Chiede l'antisportivo coach Gesmund. È rientrato Maggi nel frattempo che porta De Falco. Arriva il pallone in posto per Longobardi, Grimaldi in palleggio, una gran palla a Martignago che si gira e va a segnare. Martignago un po' in fiducia, il giovane numero 18 della squadra molfettese,
forza, gamba rota e non fischia più niente. Maggi si arresta dalla linea da tre punti e va a segnare la tripla che vale il primo pareggio, il primo vantaggio della serata molfettese. Più due Molfetta. Sale Sena, la dà per Corvino, il pick and roll Corvino-Sena. Corvino prova ad andare fino in fondo e commette infrazione di doppio palleggio. 5 minuti al termine e c'è un cambio. Abbassi, doppio play in questo momento in campo per coach Scucimaro. Nel frattempo si è pulito e asciugato il parquet. Corvino ne ha detta qualcuno all'arbitro in un suo classico atteggiamento che l'anno scorso abbiamo apprezzato per anni a Molfetta. Grimaldi nel frattempo, siamo dall'altra parte, Grimaldi la dà per De Falco, il posto per Longobardi che va a segnare. Due punti, Longobardi. Signori, che gran giocatore che sta osservando Molfetta questa. Longobardi davvero si sta consacrando. Questi due punti lo dimostrano. Due punti che ha costruito interamente. Grimaldi. La dà a Torresi. Da notare però la difesa di Grimaldi questa sera. Sicuramente non un difensore per caratteristiche, ma sta giù con le gambe e riesce a difendere bene. Un cambio. Grimaldi, Martignago dentro, Di Nanni e Paolo Azzolini. Torresi prende palla, la dà, anzi prova a dare a Storchi ma non c'è lo spazio, preferisce consegnare a Corvino che la dà a Sena che non tira, preferisce darla in angolo a Storchi che sbaglia ma recupera il rimbalzo Sena e poi tocca il pallone con il occhio consegnando palleggio. La dà Longobardi. Longobardi ferma il palleggio, si vuole rimettere in posta, anzi la va a prendere sull'esterno, pick and roll con De Falco. De Falco si dà dal tiro da Storchi, va a portarlo in posta in allontanamento, va a tirare fallo di Storchi su Mimmo De Falco. Due tiri di Molfettese. 10. C'è un cambio, Martignago che si appresta al cambio, qualora sarà Mimmo De Falco il sostituto, qualora realizzasse i due tiri liberi. 3-9-3-5 il punteggio. Termina dal secondo quarto, un derby bellissimo questa sera al Parapoli, due squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Nel frattempo Mimmo De Falco, la prima opportunità di allungo dalla lunetta, avrà ancora un tiro libero per allungare nel punteggio e sbaglia anche questa volta. Pallo ben speso a posteriori da Storchi, precisissimo da 3, 0 su 2 dalla lunetta, il paradigma il paradosso del basket. Sena per Abbassi. Abbassi prova ad attaccare fino in fondo, la starica Storchi. Storchi un bel passaggio dentro per Valerio Corvino. Gran taglio di Valerio Corvino. C'è un cambio nel frattempo. Fuori Mimmo De Falco. Dentro Grimaldi e Martignano. Punti per Valerio Corvino. Sono Farri che conosce benissimo questi Valerio Corvino. E non sbaglia, almeno uno Bisceglie. Maggi. La difesa lungata di Bisceglie, ma non c'è tanta pressione per lui. Il carrollo con Martignano, c'è le palla, la dà per Azzolini. Palla che torna a Maggi, ancora il carrollo con Di Nanni, sale Azzolini per aiutare il play competente Azzolini. Può andare fino in fondo. Forse c'è il fallo di... Sì. L'arbitro non fischia, Corvino già dall'altra parte, va a segnare
due punti. Maggi, Perdinanni, il consegnato per Grimaldi con qualche difficoltà perché è alta la pressione del Bicei in questo momento. Grimaldi dovrà inventare, ci prova con la tripla bomba di Donatello Grimaldi, 42-40 il punteggio. E lì Molfetta in vantaggio di due lunghezze a tenere testa di un Biceglie prepotentemente rinforzato dall'arrivo di Valerio Corvino. Torretti e fa vedere che è un giocatore fondamentale per questa squadra e per questa categoria, lui il miglior marcatore con 15 punti a partita della propria formazione in stagione. Maggi col pallone che danza sul ferro, ma c'è l'errore e riparte Corvino in contropiede. Valerio Corvino si aiuta col braccio esterno, l'arbitro però va a punire il fallo di Donatello Grimaldi, vai a capire perché. Meno uno Molfetta, c'è un cambio, fuori Martignago, dentro Mimmo De Falco. E dall'altra parte rientra anche il numero 8 Drigo. Rimessa laterale per Biceglie col Corvino che prende palla in questo momento. Corvino contro Grimaldi, due si conoscono bene avendo giocato insieme l'anno scorso ed è gran palla che consegna Corvino nelle mani di Drigo che non sbaglia ma il rimbalzo è di premia Biceglie con l'atletismo di Fenina Bassi che imposta l'azione. Abassi ancora lui, prova ad andare fino in fondo, rischia di forzare il tiro ed è Torresi contro Maggi e Maggi che recupera il pallone, forse subisce fallo, gran palla, no look per Donatello, fallo però di Maggi, 44-43, grandissima palla però di Maggi. Corvino va a forzare, Corvino prende, recupera però il pallone, Corvino contro Dinanni e c'è il fallo di Dinanni. L'arbitro però non vede mai come sbraccia Valerio Corvino. Il basket è anche questo, l'anno scorso apprezzavi questi non fischi, quest'anno però bisogna sottolineare come forse c'era più fallo in attacco di Valerio Corvino che fallo di Dinanni. E c'è coach Gesmundo che viene redarguito dall'arbitro. Niente di che, sicuramente coach Gesmundo gli starà dicendo di porre maggiore attenzione alle truppe sbracciate di Valerio Corvino. Rotazione ancora tra i lunghi, rientra Martignago, fuori Raffaele Dinanni. Abassi prova ad andare fino in fondo contro Azzolini, due si sono sfidati in Under-19 tante volte e Azzolini questa volta era meglio. Maggi ferma il palleggio, la dà per De Falco per Grimaldi prova ad andare fino in fondo, la dà questa volta a Martignago che sbaglia clamorosamente ma recupera il pallone e va a sbagliare ancora clamorosamente e va però a recuperare il rimbalzo. Premiata la costanza, non sicuramente la tecnica in questa situazione di Martignago. Buono comunque che avrà due tiri liberi e sicuramente lui che tira con l'83% da quando è a Molfetta. Proverà Molfetta ad allungare dalla lunetta e a concretizzare comunque due punti che sembravano fatti. 1-16 al termine, 4-4-4-3 per la formazione. E Luca Martignago che fa 1-2 dalla lunetta ma il rimbalzo è di Paolo Azzolini che la dà a Maggi che predica calma e chiama lo schema. Maggi piccherò con De Falco, Maggi vede lo spazio, prova ad andare fino in fondo e va a fischiare sfondamento, fallo di sfondamento per Maggi, occhiataccia dell'arbitro che aveva Gesmundo, ma vai a capire perché. Vedremo se userà un e misura anche dalla parte di prova ad andare in fondo, disturbato da Martignago, ma il rimbalzo va a premiare però
Valerio Corvino, che continua a subir falli. C'è un cambio fuori, Andrea Maggi, questo fallo per lui di serata, rientra. Corvino va a depositare un altro punto in fondo alla retina, avrà la possibilità di impattare il punteggio sul pareggio a 51 secondi dal termine. Pareggio che arriva a 4-5 pari e pallone in mano a Biceglie. De Falco ancora per Grimaldi, 3-2 per Biceglie. De Falco la dà per Martignago che va con una mano morbidissima a depositare altri due punti. Che impatto per Luca Martignago dopo le difficoltà iniziali in questa partita, davvero si sta rivelando un bel fattore, riempiendo abbastanza l'area. Abasi tira, va a segnare due punti. Pareggio, 47 pari e ultima azione del quarto. Grimaldi, pick and roll con De Falco, palla per Martignago, ancora pallone per De Falco. De Falco prova ad andare in post basso, la dà fuori per Azzollini che con spazio tira, sbaglia e finisce quarto. Pari 47 al termine del secondo quarto.
punteggio perfettamente in parità si riprende con Torresi che spezza punteggio, a segnare il suo 13° punto. I primi due quarto Barbisceglie, Grimaldi, Ferdinandi, Maggi. Fuori per Longobardi che rischia di essere anticipato da Gambarota. Fallaccio di Storchi. Si chiama antisportivo questo, però non lo vede proprio l'arbitro. Fallo normale. Forse si tratta del terzo fallo di serata di Storchi. Vediamo un po' la paletta dell'arbitro. Brutto fallo però dal numero 11 a fermare proprio l'avversario, ma Longobardi è imprendibile quando parte, 12° punto della sua serata e ha anche un tiro libero supplettivo che sbaglia. Non precisissimo stasera Molfetta dalla lunetta. Corvino col palleggio prolungato serve in questo momento Torresi, sotto per Storchi. Il post contro Mimo De Falco, il gran pallone per Drigo e c'è l'errore del numero 8, ma il fallo di Mimo De Falco. Il suo primo. Bene De Falco questa sera anche in difesa su Storchi fino a questo momento. Buono il primo viaggio in lunetta dell'argentino Drigo, è lunga la conclusione ma è Maggi bravo a recuperare il rimbalzo. Grimaldi in palleggio, la dà per Mimo De Falco, fuori per Longobardi, ancora per De Falco, la dà Maggi, pick and roll, Maggi De Falco, Maggi in angolo per Dinanni che sbaglia, conclusione potente ma che balla sul ferro e poi esce. Storchi prova ad andare fino in fondo e dà un brutto pallone per Drigo. Più uno Bisceglie dopo il primo minuto di gioco. Maggi a chiamare lo schema, la dà per De Falco, ancora Maggi con spazio, Maggi la tripla, sbaglia, il rimbalzo di Corvino. Corvino da un pallone pigro a Torresi ed è Maggi a recuperarlo. Maggi prova ad andare fino in fondo e Torresi è bravo a recuperare il pallone e Maggi poi lo consegna praticamente nelle mani di Gambarota che va fino in fondo e commette un errore allucinante da mini basket, un errore impossibile per lui che tra l'altro è mancino. De Falco in posto, porta proprio Gambarota e il ferro questa volta aiuta Falco che segna i suoi primi due punti senza una tripla, ma è l'11° punto della sua serata. Più uno Molfetta, Corvino prova ad andare fino in fondo, trova la strada chiusa, Storchi che recupera il pallone, la dà in angolo per Gambarota che vuole rifarsi, prova ad andare fino in fondo ma sbaglia ancora e buon momento per Gambarota. Non tira e l'azione riprende con Maggi che la dà per Grimaldi, fuori per Dinanni, sotto per Mimo De Falco, Dinanni prova a giocare a due ed è Maggi che recupera dalla lunghissima distanza, tira ma sbaglia e resta a terra Torresi che si è letteralmente schiantato con Dinanni. Un brutto colpo per Torresi. Bella botta comunque contro Dinanni che è totalmente involontaria, però sicuramente un colpo che fa male. C'è un cambio per la formazione bisceglese, sarà costretto ad uscire credo Torresi. Torresi, entra il numero 6 Gambarota. Cambio obbligato per la formazione bisceglese. Si riprende.
Guarvino chiama lo schema. Passaggio ancora pigro, rischia di sbagliare, ma questa volta è Drigo a prendersi la responsabilità dal tiro. C'è un fallo però sul rimbalzo di Longobardi. È il terzo della serata per il numero 14, non una grandissima notizia per coach Gesmundo, che fa pieno affidamento sul numero 14 e sul suo talento. Corvino per Chiriatti, la difesa 2-3 molfettese. Ancora Corvino, fuori per Gambarota che la dà a Storchi, dalla lunetta a Storchi, pallone sputato dal ferro. Il rimbalzo è di Drigo che sbaglia e Longobardi a controllarlo. Maggi riparte, la dà per De Falco, De Falco porta in posto Drigo che con un tuffo riesce a conquistare un fallo in attacco. Non ci trova d'accordo questa decisione arbitrale, stava in post semplicemente. E l'arbitro, leggermente permaloso, si prende anche l'onere di fischiare un fallo tecnico a Mimmo De Falco. Vai a capire perché. Scelta arbitrale in questa circostanza, bisogna essere onesti. Abbastanza rivedibile la scelta, anche perché Mimmo De Falco ci sembrava abbastanza civile la protesta del numero 10 molfettese. Nel frattempo il primo tiro libero di Valerio Corvino vale il pareggio e anche il secondo vale il sorpasso sul 52-51 per Biceglie, che fischia coprire l'urlo dei tifosi biceglesi da parte della Molfetta. Corvino la dà per Gambarota, ancora per Corvino, dovrà difendere bene Molfetta questa volta. Corvino prova ad andare fino in fondo, non c'è lo spazio per il tiro ed è Gambarota a conquistare il pallone. L'arbitro fischia fallo in attacco solo dalla parte dal Biceglie ed ecco qui il fallo in attacco che sa tanto di compensazione in questa circostanza. Fallo dall'argentino Drigo ed è il... vediamo un po' la sua serata. Entro proprio Drigo, rientra Enzo Sena. Va da per Longobardi, fuori per Grimaldi. Longobardi scende in post, recupera palla Maggi, piccherò con Mimmo De Falco. Maggi ancora in palleggio, chiude il palleggio in opportunità. E Maggi ancora lui cerca di mandare al bar Storchi, forza un po' il tiro e lo sbaglia. Corvino recupera il rimbalzo, non vede libero Chiriatti per fortuna della difesa molfettese. Corvino proverà ad andare fino in fondo da solo ed è... però Torresi a subire la stoppata di Mimmo De Falco e il successivo fallo di Chiriatti. Partita che sta diventando maschia comunque. Vediamo se anche Corvino si beccherà il tecnico. Bella però questa da derby qui alla Poli. Tanta gente onestamente mancava da un po'. Maggi sul passaggio rischioso di Grimaldi. Si è ammutolito di colpo il palla su questo passaggio. Grimaldi. Va in post a De Falco. Passaggio questa volta ed è Corvino che riparte in contropiede, la dà per Torresi, da tre, spara Torresi, 16 punti nella sua serata, 5-5-5-1 per Molfetta. Longobardi per Grimaldi, deve segnare Molfetta in questa azione. Longobardi prende palla, grandissimo passaggio di Grimaldi ma bellissimo movimento di Longobardi. Dall'altra parte Chiriatti subisce il fallo di Longobardi ed è il quarto della sua serata. Questa volta fallo abbastanza giusto, ingenuo, però è il quarto fallo nella sua serata. Fuori Corvino,
dentro a Bassi. Tiri liberi per Chiriatti. Il primo con il primo punto del Barlettano. Praticamente tre piccolissimi sugli esterni del Molfetti. Pazzolini prende palla, dovrebbe attaccare ma non lo fa, la dà Grimaldi, il pick and roll, secondi al tempo. Pazzolini deve forzare da metà campo, per poco non segna, De Maggi che forse subisce fallo ma l'arbitro non fischia e il rimbalzo però di che viene scippato da Sena. Abbassi riparte e c'è il fallo in attacco di Storchi e finalmente se ne avvede l'arbitro. Bella sbanacciata di Storchi, non se ne mandano a dire Chiriatti e De Falco. Ancora scaramucce tra Chiriatti e De Falco. Deve stare calmo De Falco, ma c'è da giurarci che Chiriatti sotto l'area molfettese non avrà vita facilissima se si trova De Falco dalle sue parti. Pazzolini per De Falco, la dà Grimaldi, ancora Grimaldi in palleggio prolungato, proverà ad andare fino in fondo, va a forzare e va a commettere anche fallo ai danni di Chiriatti. Brutta azione offensiva questa per il Molfetta che manda anche in lunetta il numero 6 Bisceglieri. Buono il primo tiro libero del numero 6. 5-8-5-3 il punteggio. Quattro su quattro consecutivo praticamente per Chiriatti e per Bisceglie. Azzolini rischia passi, ancora Azzolini va a tagliare Chiriatti, ancora a difendere su Maggi. Maggi prova ad andare fino in fondo e va a segnare la doppia cifra, tabellino. Maggi a recuperarne il possesso, riparte in Andrea Maggi, il palleggio di Maggi, fuori per Grimaldi, Grimaldi da tre, prende, spara, è corto, spesso a terra i giocatori bicegliesi, ma riparte l'azione con Torresi che si arresta, tira, pallone lungo ed è Di Nanni a recuperarne il possesso dopo il tocco di Azzolini. Rimanere calmo, Molfetta, e a Grimaldi, time out Molfetta. Rimessa laterale per Molfetti e Azzolini che
se ne incarica, la dà per Maggi in angolo, sotto per Mimmo De Falco. De Falco la dà per Azzolini, glielo parla per Grimaldi che porta un buon tiro per Donatello Grimaldi, pallone lungo ma buon tiro dal numero 7 questa sera, nonostante i 9 punti leggermente in ombra in questo terzo quarto. Abbassi per Torresi, ancora Abbassi, il pick and roll con Sena, una bella palla in posto per Cric, ma il pallone tocca il piede al numero 10 Mimmo De Falco. Chiriatti prende palla, da Torresi, Torresi contro Azzolini, per Abbassi, ancora per Torresi, dal centro Torresi, assistenza Torresi, 19 per lui punti in questa serata, 6-2-5-5 il punteggio e chi fallo ai danni di Mimmo De Falco. Tiri liberi per il numero 10 Molfettese. Fuori Raffaele Di Nanni, dentro il numero 18 Martignago. E De Falco questa sera però a litigare con i tiri liberi, 0 su 3 per lui fino a questo momento. E ancora 0 su 4, non la sua serata dalla lunetta. Abbassi in palleggio, apre per Chiriatti, ancora Abbassi dal centro, si arresta, tira e va a segnare una tripla con personalità davvero importante, più 10 per Bisceglie. Si è un po' spenta l'offensiva molfettese, deve recuperare ora per Grimaldi, non c'è spazio per segnare. De Falco per Maggi che perde la mania del pallone, Maggi prova ad andare fino in fondo e sbaglia, recupera il pallone Abbassi che proverà a spingere fino in fondo, Abbassi ma non c'è lo spazio, ben allenato dalla difesa. I primi due punti della serata. Azzolini in palleggio, la dà per Maggi, ancora per De Falco. De Falco prova a caricarsi la responsabilità offensiva della squadra ma sbaglia. Più 12 Bisceglie, Abbassi prova ad andare fino in fondo e fa sbagliare un tiro, però grande azione dal numero 10 di Bisceglie. Maggi prova ad andare fino in fondo, la va per Martignago che sbaglia, anzi va a commettere passi. Azione un po' macchinosa per Bisceglie e c'è un cambio, fuori Chiriatti, dentro il numero 20 Valerio Corvino. L'inerzia è passata dalla parte del Bisceglie, sicuramente Molfetta stava giocando bene, le energie stavano un po' calando, Bisceglie ha rotazioni comunque più ampie rispetto a quelle molfettesi. Corvino la dà per Torresi, Torresi uno contro uno contro Maggi, Torresi prova ad andare fino in fondo, tira dall'angolo e Maggi si ritrova praticamente il pallone tra le mani sulla linea di fondo. Azzolini prova a spingere con la sinistra, Azzolini viene raddoppiato, la dà per Mimmo De Falco, De Falco prova ad andare in posta, la dà per Martignago, no, preferisce tirare. E che il fallo. Mimmo De Falco. Un tiro libero aggiuntivo. De Falco. Vediamo se sblocca questo trend negativo dalla lunetta. Abbassi in palleggio, prova ad andare fino in fondo, ancora Abbassi dall'angolo con personalità, tira
Che bomba per Abbasi in faccia. Adesso della sua serata. Fenina Abbasi. Maggi prova a rispondere, ma sbaglia. E Martignago a recuperare il rimbalzo. Grimaldi, siamo dall'altra parte. La dà per Di Nanni. Un tiro. Vale comunque il meno 10 per Molfetta. Con Corvino che tira. Che tira praticamente dal centrocampo, ma c'è ancora un secondo da giocare. Sarà un secondo da giocare, forse non era tanto il quarto. Azzollini riceve il pallone, prova a tirare il pallone, comunque sfiora la tira e non va, tutto imbarriato, più 10 Biceglie. Più 10 per la formazione data da coach Sparro in questo derby di DNB tra Molfetta e Biceglie. Con Maggi in palleggio a portare avanti il pallone. Maggi per Martignago, la data ad Azzollini. Ancora Maggi, pick and roll con Di Nanni. Maggi in palleggio, subisce il fallo di Diego. Fallo abbastanza netto del numero 8, se ne ravvede subito. Maggi, la dà Di Nanni. Ancora Maggi in palleggio per Grimaldi. Grimaldi, ancora prova ad inventare Grimaldi e sbaglia. E Martignago però che non riesce a agguantare la sfera che sarebbe valsa. Comunque un altro possesso per Molfetta. Corvino in palleggio. La dà a Sena, sì, che tira e del trigo a spingere su Di Nanni. Due falli consecutivi di 8. Trigo. Terzo fallo personale della sua serata e secondo fallo di squadra in meno di un minuto per Biceglie. Importante sicuramente racimolare falli di squadra per la formazione biceglie. Per la posizione molfettese, così da poter sfruttare la lunetta eventualmente nel finale che si presuppone è coincitato. Di Nanni la dà per Martignago che non controlla.
cambio Molfetta, rientra gravato di Gesmund, vuole comunque giocarsi la carta a Longobardi, fuori Maggi e De Falco è entrato al posto di Martignago, non certo brillantissimo. Martignago alterna davvero momenti di congiocate buone ad altri negativi. Azzolini recupera palle, parte in contropiede, Azzolini prova a spingere il contropiede ma non c'è lo spazio per concludere. Di Nanni prova ad andare fino in fondo, Di Nanni subisce anche il fallo e sbaglia, però ci saranno solo i due tiri liberi, ma bravo Raffaele Di Nanni a provare la conclusione, due tiri liberi ed ancora un fallo comunque a carico del Biceglie. Si tratta del secondo del numero 10 Fenin Abbas. Buono il quinto punto di Raffaele Di Nanni, il vantaggio è sotto la doppia cifra, sono 9 le lunghezze di distanza che diventano 8 con Raffaele Di Nanni. Corvino chiama lo schema, arriva il pick and roll con Enzo Sena, Brigo prova ad andare fino in fondo ma non c'è lo schema. Rigo e al fallo di Grimaldi appunto sul numero 8, ancora tre tiri liberi dopo quello di Torresi nel primo quarto e sono occasioni e piccolezze che deve limare la formazione di Molfettese per giocarsela al meglio contro formazioni così forti che sbaglia il primo tiro libero Rigo e va a realizzare il secondo e il terzo, 14 punti nella sua serata e più 10 Biceglie a 8 minuti al termine con Grimaldi che con una leggerezza va a giocare, va a consegnare la palla ad Abbassi che sbaglia ed è facile superarne il balzo. Riparte in contropiede Longobardi che la dà a Grimaldi che la consegna a Di Nanni che viene stoppato dal numero 8 Trigo. Stoppata abbastanza netta e vistosa, anche il rumore era solo dal cuoio. Preferisce dare a Di Nanni che prende la tripla, ha esagerato Raffaele Di Nanni, non certo la sua giocata migliore è la tripla. Corvino marcato da Maggi, Corvino prova ad andare fino in fondo, la da fuori però per Enzo Sena, anzi no, per Trico che va a segnare il suo sesto punto della ripresa, il suo diciassettesimo punto nella serata, più 13 Molfetta, più 13 Biceglie. De Falco fa l'attacco ai danni di Trico. Molfetta è entrata un attimo in confusione. C'è un cambio, fuori Mauro Torresi, rientra a gamba ruota in campo. Forse palleggio accompagnato, vabbè. Drigo in post per Sena, ancora Drigo da Abbassi, pick and roll tra i due, Abbassi legge mezzo alle gambe, fuori per Gambarota che va a tirare e sbaglia, però è Gambarota che non viene tagliato fuori da Maggi e recupera il suo stesso rimbalzo. Corvino viene fischiato un fallo a Paolo Azzolini. Non sembrava esserci fallo, però tanti gli arbitri hanno valutato in questa maniera.
Esce Azzolini, rientra Donatello Grimaldi per dare pericolosità offensiva alla squadra. Corvino in palleggio, Corvino fino alla fine va a tirare, non riesce a trovare il gioco di tre punti, andrà comunque in lunetta con due tiri liberi. Osannato Corvino in questo momento dal pubblico bicegliese, fino a qualche mese fa diciamo non era proprio così. Rientra anche Andrea Storchi, davvero profonda la squadra bicegliese, permettersi il lusso di mettere in panchina giocatori come Storchi, Corvino, Torresi e lasciare in campo comunque buoni elementi come Abassi, Chiriatti, Gambarota, insomma una squadra completa. Corvino la dà per Abassi, Abassi sale in palleggio, proverà ad inventare qualcosa, Abassi tira, sbaglia, forse c'è il fallo in attacco della formazione bicegliese, sì, viene punito l'intervento di Gambarota ai danni di Raffaele Di Nanni. Maggi, sembra allungata la difesa del Biceglie, non ha portato a, non è molto, non c'è molto pressing, ma comunque dà sempre fastidio ai giocatori della Molfettana a superare la metà campo. Longobardi va a tirare, è una forzatura in questa occasione, la Molfettana ha un po' perso il filo del discorso, verrebbe da dire, non trovando il canestro con continuità. Biceglie è brava ad approfittarne e anche ora con la grande tripla di Storchi va ad allungare. È la carenza offensiva quella che verosimilmente sta portando Molfetta a essere meno concentrata in attacco. Maggi prova a fare tutto da solo, va fino in fondo, subisce il fallo ma l'arbitro non vede. Corvino fa passare il pallone tra le gambe di Longobardi e poi la dava a Storchi dall'angolo, la finta di Storchi per Corvino, il pick and roll tra i due, c'è il fallo di Andrea Maggi ai danni di Valerio Corvino. Tra l'altro Maggi dolorante alla mano, c'è un time out. È buono il primo tentativo dalla lunetta di Valerio Corvino con l'insolito numero 20, lui che ha giocato una vita col 4 ma qui era già occupato da Mauro Torresi. 2 su 2 di Corvino che porta a 21 il suo bottino personale in serata. 80-62, il divario si fa importante anche con l'ennesima palla persa molfettese. Corvino la dà per Storchi, Storchi dall'angolo tira e va a segnare. Serata. Andrea Storchi questa sera ha segnato solo da 3, però ha segnato bene. Grimaldi prova ad andare fino in fondo, sbaglia, Martignago non riesce a recuperare il rimbalzo. Conteggio che
si sta allargando e non poco tra le due formazioni, una partita che è stata equilibrata praticamente per tutto l'andamento della stessa, ma in questo momento è Pisceglie che sta prendendo il largo. Abbassi per Gambarota, proverà ad andare fino in fondo. Gambarota non certo la sua miglior partita. Palla recuperata dopo una buona difesa per Molfe. E Longobardi che prende il pallone, la da Maggi, ancora per Grimaldi, ancora per Maggi. Superano la metà campo i molfettesi di Nanni. Non c'è lo spazio per servire il pallone sotto, fuori per Longobardi. Longobardi proverà ad andare fino in fondo e sì, va a segnare e ad interrompere un'astinenza offensiva che durava ormai da un bel po'. Ma ormai sembra che la partita comunque abbia scritto la sua storia e ci sta solo da sancire il punteggio finale. Storchi la dà per Abbassi, brutta lacuna difensiva questa, ma Abbassi sbaglia ed è Maggi a recuperare nel rimbalzo. Maggi la dà per Martignago, sempre troppo macchinoso. Peccato, finalmente Chiriatti per simulazione. La partita che stanno a terra i giocatori del Bisceglie, finalmente è arrivato anche un tecnico per loro. Fuori il numero 6, dentro Drigo. Dalla lunetta va il capitano Andrea Maggi. Non è serata oggi, sarà lunetta. Molfetta ha sbagliato davvero tanto e anche un giocatore dalle percentuali altissime come Andrea Maggi fa 1-2. Possesso palla che rimane per Molfetta, 3-38 da giocare, 65-83 il punteggio. Maggi ancora per Longobardi dall'angolo. Longobardi tira, sbaglia, rimbalzo di Gambarota che apre per Corvino. Corvino chiama lo schema, sale Storchi che con spazio ancora ha lasciato inopinatamente libero, va a tirare ed è Gambarota a recuperare nel rimbalzo. Quinto fallo di Andrea Maggi, finisce qui l'incontro del capitano molfettese. Non ancora il meglio, comunque ha dato il suo contributo alla squadra con 11 punti. Gambarota va a segnare il primo punto dal campo e sono 8 i giocatori effettivi in campo ad aver segnato questo. 1-2 ed è Grimaldi che fallo di Fenin Abbassi. Qualche problema sul tabellone. Dice di che natura. Sembra funzionare tutto, però partita comunque saldamente in mano a Bisceglie che su più 19 potrebbe controllare questi ultimi 3 minuti e 08. Peccato per Molfetta che comunque ha giocato un'ottima gara al massimo delle sue potenzialità. Nel frattempo 2-2 di Dello Grimaldi, 66-84 punteggio. E Abbassi ancora da per Corvino. Corvino aspetta l'uscita di Storchi, è consegnato il gioco a due per lungo bicegliese il foggiano Corvino. Gambarota prova ad andare fino in fondo con la sinistra tanto amata e si sblocca Gambarota dopo tante conclusioni quantomeno rivedibili.
Azzolini, la dà Grimaldi. Grimaldi in palleggio, supera Corvino, la dà per Longobardi in angolo. Longobardi tira, sbaglia, il rimbalzo è del numero 11 Storchi. Corvino in palleggio. 2:20 da giocare ancora, e più 19 via. Drigo per Abbassi. Ancora palla a Corvino. Corvino pick and roll con Storchi. Granitico blocco di Storchi. Drigo va a mettere il punto esclamativo con l'ennesima tripla della sua serata. 20° punto di Mattia. Dove va Grimaldi? Si è andato a chiudere in un vicolo cieco sulla linea di fondo. Cambio per la formazione bicegliese, fuori Valerio Corvino, dentro il numero 14 Walter Rianna. Qualche mugugno dal pubblico molfettese per il numero 20 bicegliese. Gambarota in questo garbage time va comunque scrivere altri due punti sul suo tabellino, ed ora ancora ad attaccare. Forse c'era stato anche il suo tocco su questo difesa di Paolo Azzolini. Cambio per Biceglie, fuori Storchi, dentro il numero 15 Vincenzo Lombardi, centa un auto per Molfetti. Rimessa affidata a Rianna, la dà da Bassi, inventa un fischio l'arbitro così per concludere in bellezza. A Bassi dalla lunetta dopo il fallo di Grimaldi va a sbagliare il primo tiro libero. Su 2 di Nanni a prendere in balzo e apre Barazzolini che la dà a Longobardi. Ancora Bardi Nanni, per Grimaldi che va a dire un fallo, è andata alla lunetta con due tiri liberi. È un po' nervoso Donatello Grimaldi, si è visto anche in questo rilascio del pallone, troppo frettoloso. 1-2. 9-1-68. Gran passaggio di Abbassi per Lombardi. Grimaldi contro Rianna, ancora Grimaldi va a forzare un tiro, sbaglia ed è Longobardi a prendere il rimbalzo. Ormai il punteggio è andato, partita ampiamente conclusa, c'è solamente da decidere il punteggio finale. Abbassi fino in fondo, la dà ancora per il numero 15 Vincenzo Lombardi che sbaglia ed è Azzolini a recuperare nel rimbalzo. Azzolini in palleggio, la dà a Longobardi che proverà ad andare fino in fondo contro il numero 5 Gambarota. C'è ancora qualcosa da dire. Cambio, fuori Grimaldi, dentro il numero 9 Spadavecchia.
Longobardi, buono. Il suo 17° punto di serata. Sbaglia il secondo tiro libero, rimbalzo ancora di Drigo. Grazie a questa sera. Abbassi. Contrazzolini. Grande proprietà di palleggio per il numero 10. Sbaglia. Ed è Longobardi a recuperare il pallone. Ed andare fino in fondo. E Gambarota dimostra ancora di non essere certo un grande giocatore. Va a spendere un fallo in contropiede. Partita ampiamente conclusa. E Longobardi lo punisce anche col tiro libero supplementare. Ancora il numero 5 Biceglie, supera la metà campo, 20 alla fine. Abbassi. Finisce qui, 7-4-9-3 per Biceglie.